Mio padre era un grande uomo. Un eroe, così dicono. Prequel che narra la nascita del famigerato vampiro nato dalla mente di Bram Stoker nel 1897. Il film, diretto dall'esordiente Gary Shore, non è bruttissimo, ma presenta un sacco di incongruenze e di difetti che si potevano sicuramente migliorare. In primis, la scelta di rendere Dracula un personaggio buono che compie le sue azioni malvagie contro la sua volontà, privandolo di quella sua insaziabile sete di sangue che lo ha reso così terrificante, non è per niente azzeccata. E vuole nel suo esercito 1000 fanciulli. Il cast è mediocre. Luke Evans, l'interprete di Dracula, è troppo belloccio e non rende per niente giustizia al mostruoso vampiro. Non si avvicina neanche minimamente a Bela Lugosi, a Christopher Lee o a Gary Oldman. L'unico bravo è Charles Dance, che interpreta il demone della caverna che donerà i poteri vampireschi a Vlad. Ho aspettato un'eternità che arrivasse un uomo con la tua forza. Come se non bastasse, il film è pieno di buchi nella sceneggiatura e gli effetti speciali in CGI, seppur usati poco, sono piuttosto orrendi. Che cosa stai cercando? Voglio il potere di distruggere i miei nemici e salvare la mia famiglia. Anche di horror c'è ben poco, è più un film drammatico e di guerra. Bevi, Dracula. Di positivo c'è la regia discreta, che vanta alcune inquadrature azzeccate, ad esclusione delle scene durante i combattimenti in cui è molto confusionaria. La fotografia ottima e il ritmo piuttosto veloce. Sono ciò che gli uomini temono, non un fantasma, qualcos'altro. Per concludere, se si prende questo Dracula Untold come un film a sé, potrebbe risultare godibile e di intrattenimento. Vedo in lui il demonio! Pensate di essere vivi perché sapete combattere! Voi siete vivi a causa di quello che ho fatto per salvarvi! Se siete troppo critici e siete legati al buon vecchio sanguinario Dracula di Lugosi, Lee e Oldman, cercate altrove. Voto 5 al 6. The world. Non dovete mai dimenticare chi sono.